8 bambini su 1200 iscritti alle scuole non sono in regola con le vaccinazioni obbligatorie, perciò questa mattina non sono stati ammessi a scuola. 5 frequentano la scuola dell'infanzia, 2 il nido e 1 lo spazio giochi. Il termine per presentare il certificato con tutte le vaccinazioni obbligatorie o semplicemente l'avvenuta prenotazione per il vaccino è infatti scaduto oggi. I bambini però potranno rientrare semplicemente presentando la prenotazione del vaccino. Le famiglie interessate nei giorni scorsi sono state contattate anche telefonicamente dagli uffici comunali ed erano consapevoli dell'impossibilità di accedere alla scuola senza aver adempiuto all'obbligo vaccinale. La legge va rispettata, quindi alla fine chi rimane convinto di non effettuare le vaccinazioni sarà per forza poi escluso dalla frequenza scolastica. Io vorrei sottolineare la positività del numero esiguo, quindi vuol dire che il lavoro è stato un lavoro di informazione, di sensibilizzazione, proprio come nell'ottica della legge. Possiamo essere contenti di questo risultato. Rispetto a queste ultime famiglie che sono rimaste, alcuni hanno già riferito di aver fatto le vaccinazioni ma non in tempo per la registrazione all'ASL, quindi dal pediatra si faranno rilasciare la documentazione che, vidimata dall'ASL, poi consentirà di riprendere la frequenza scolastica. I bambini che risultano in regola con l'obbligo vaccinale e frequentano le scuole comunali sono 545 alla materna, 376 al nido e 284 negli spazi integrativi. Poi vedremo alla fine i numeri effettivi, ecco, che poi dobbiamo anche vedere con le scuole statali. Ecco. L'impressione è questa, ecco, insomma, il lavoro è stato un lavoro ben impostato che ha portato i suoi frutti.